Ciao ragazzi, sono Riccardo di Ultimate Success Formula, la formula definitiva per il successo, e sono specializzato nel creare strategie e metodi per generare entrate passive, automatiche e ricorrenti. Come state ragazzi? Come va? Io sono qua in piscina, ultime ore, tra poco si parte, o forse quando posterò il video sarò già partito, destinazione esotica / tropicale. Un po' di relax dopo questo periodo intenso che diciamo è seguito a quello che è stato il lancio del nuovo percorso all'interno della nostra accademia formativa, che è il percorso Pepite Digitali. Quindi piccolo spot tra virgolette pubblicitario per me e per la mia azienda. Se non sai di cosa si tratta, ti invito ad andare su www.pepitedigitali.com e vedere appunto quello che è il contenuto, perché secondo me potrebbe, se mi segui, potrebbe essere per te molto molto interessante. Quindi all'interno di questo video di oggi, qui dalla piscina, voglio parlare di mindset, ok? Allora, tantissimi studenti, ma anche tantissime persone che magari mi seguono, che non sono ancora diventati studenti, che tra virgolette ci stanno ancora pensando, spesso scrivono a me piuttosto che all'assistenza, ci mandano mail, ci chiedono dei consigli su questo benedetto mindset. Quindi cosa devo cambiare del mio mindset, cosa hai fatto tu, come hai fatto in quest'ultimo anno e mezzo a cambiare la tua vita, che consigli ci dai, che trucchi ci dai, eccetera eccetera. Quindi cioè sembra quasi che ci siano delle formule magiche, ok, oppure delle pillole magiche che, se ingoiate, in automatico ti fanno venire questo mindset che non si capisce bene cosa sia, però danno appunto questa trasformazione immediata. In realtà non è propriamente così, ok? Quindi all'interno di questo video voglio darti qualche consiglio pratico, facendoti un'introduzione su quello che secondo me è il concetto di mindset e in qualche modo come approcciare appunto a livello mentale alla vita, ok, e più in generale al business, per poter dare la famosa svolta che magari stai cercando in questo momento. Quindi ti voglio dare dei consigli pratici, partendo appunto dalla definizione che io do di mindset e dandoti dei consigli appunto pratici su quella che è, diciamo, la mia esperienza e quello che ha aiutato a me in questi anni nel fare questo benedetto change, questo shift, come lo chiamano gli inglesi, all'interno della mia vita, sia da un punto di vista diciamo di guadagni, ma nell'approcciare alla vita a 360 gradi. Quindi io credo che come fai business di base sia il riflesso di come approcci ad ogni area specifica della tua vita. Quindi non è che uno approccia il business in un modo e poi approccia all'allenamento piuttosto che un'altra area della propria vita, le relazioni, in un altro modo. Cioè come fai una cosa e come fai tutto. Quindi se una persona ad esempio è disordinata, sarà disordinata tendenzialmente, poi ovviamente ci sono delle eccezioni alla regola, tendenzialmente sarà disordinata in ufficio, sarà disordinata a casa con i vestiti, eccetera. Viceversa, se una persona è molto organizzata, ordinata, precisa, come il sottoscritto, tendenzialmente questo si rifletterà nel lavoro, nel business, nell'ordine dei vestiti, eccetera eccetera eccetera. Ci sono eccezioni alla regola, però generalizzando in linea di massima è così. Detto ciò, si sente tantissimo parlare di questo mindset, cioè sembra un qualcosa di astratto, di poco tangibile. In realtà il mindset è l'atteggiamento mentale, è il setting, quindi le impostazioni, ok, se vogliamo, dal gergo, dalla parola stessa mindset, ok, è il set, è l'impostazione che noi diamo alla nostra mente. E nello specifico, come spiego all'interno del percorso Supermente, che è stato condiviso solo con gli studenti privati, quindi è un percorso chiuso che non può essere per il momento acquistato, l'aspetto più importante nell'approcciare al mindset è l'analisi di quelli che sono i problemi che in qualche modo ci possono circondare, che si possono
diciamo, posizionare tra noi e il raggiungimento dei nostri obiettivi. Secondo me l'interpretazione migliore di mindset, dell'atteggiamento mentale, è legato alle situazioni di difficoltà, alle situazioni dove in qualche modo possono esserci dei problemi. Allora, innanzitutto il consiglio che io do alla base è quello di eliminare la parola problema, cercandola di sostituire con ostacolo, situazione da gestire, situazione da risolvere. Quindi tu non hai problemi, hai delle situazioni da gestire, hai delle situazioni da risolvere. In questo modo, in automatico, la tua mente già si focalizzerà non sul problema, ma sulla soluzione. Ovviamente all'inizio questo processo dovrai forzarlo, quindi non sarà automatico, perché il tuo inconscio ti riporterà sempre alla mente, proprio per una questione di mindset, di come sei abituato, la parola problema. Quindi tu dovrai forzare questo processo, dirgli no, aspetta, dovrai farlo a livello conscio, dire no, aspetta, non è un problema, è una situazione da gestire. Continuando a ripetere questo processo, prima o poi sarà automatico. Ok, non ti so dare una tempistica, può essere 2 settimane, può essere 1 mese, può essere 2 mesi, ok? Generalmente dovrebbe essere intorno ai 30 giorni che, ripetendo sempre la stessa azione, dovresti in qualche modo assimilarla, ok? Quindi questo è il primo consiglio che ti do. Togli dal tuo vocabolario la parola problema, problemi, e trova un sinonimo che sia orientato e che orienti la tua mente alla soluzione, o perlomeno allo sforzarsi di trovare la soluzione, piuttosto che focalizzarsi sul problema, che tanto sappiamo che c'è, e concentrarci sul problema, lamentarsi, disperarsi, piangere, non porta a nulla. Ok? Quindi questa è la base per me per quanto riguarda il mindset. Ovviamente do per scontato che se tu mi segui sai che io penso, ok, che, e non solo penso, ne sono sicuro, che il mindset, quindi il nostro atteggiamento mentale, quello che noi ci diciamo, il dialogo che noi abbiamo con noi stessi, come analizziamo, come percepiamo, come interpretiamo il mondo attorno a noi e il significato che gli diamo, se mi segui appunto sai che per me questo fa più dell'80%, vorrei esagerare, dirti un 90% del successo di una persona. Quindi è molto 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 importante avere il giusto mindset, che di base appunto è altro che non è che atteggiamento mentale. E ripeto nuovamente, per reiterare il concetto, iniziare già a fissarti questo tassello nella tua mente, possibilmente inconscia, che appunto l'aspetto più importante è la reazione rispetto a una situazione di difficoltà, a un ostacolo o, ripeto, a un problema, ok? Detto ciò, quali sono state, diciamo, le cose, gli aspetti, gli elementi che mi hanno aiutato di più nell'avere successo e in qualche modo nel dare quella svolta alla mia vita? E ti parlo prettamente di mindset, non ti parlo di nozioni, non ti parlo di quello che ho studiato, non ti parlo di aspetti più legati alla formazione, che comunque ci deve essere, è importante, perché chiaramente come nutri la tua mente anche a livello formativo ed informativo è molto importante. Ma ti voglio parlare di aspetti legati proprio alla parte di elementi che esulano dal fatto che sia importante continuare a formarsi. E ti direi che quello che mi ha aiutato di più nello sviluppare e nel rinforzare un atteggiamento mentale potente, molto potente, e sono stati questi, quindi i punti sono stati questi. Allora, innanzitutto rimuovere dalla mia vita tutte le fonti di informazioni negative, quindi tutto quello che riguarda telegiornali, news, TV, sono state completamente rimosse dalla mia vita. Quindi io non guardo telegiornali, non guardo la TV, guardo una volta a settimana 2 siti, che sono il sito dell'ANSA per quanto riguarda le notizie principali italiane, e poi guardo Gulf News per quanto riguarda le notizie principali negli Emirati Arabi, dove ormai risiedo da quasi un anno in realtà. Pazzesco come è volato il tempo. E ti dirò la verità che li guardo una volta a settimana principalmente per le notizie legate al Covid,
non per fare terrorismo psicologico come molti fanno, quindi vanno a vedere, ah, hai visto i casi, sono aumentati, sono morte 100 persone e si impanicano. Quindi, come vedi, le persone si focalizzano sul problema e non sulla soluzione. Non che ci sia una soluzione al Covid, ma chiaramente disperarsi che ci sono questi casi non porta a nulla, ok? Quindi, se non ci fosse il Covid, io non fossi in qualche modo costretto ad avere delle informazioni aggiornate per viaggiare, per spostarmi, eccetera, probabilmente lo guarderei le news una volta ogni 2 settimane o forse anche tre, ok? Quindi, da quando c'è il Covid, sicuramente almeno una volta a settimana, ansa.it, notizie abbastanza filtrate, abbastanza serie, poi i giornalisti, vabbè, lasciamo perdere, però comunque notizie abbastanza serie, abbastanza ufficiali, gulfnews.com, e niente telegiornali, niente TV, niente di niente, ok? O perlomeno non la TV dove c'è pubblicità, dove ci sono, dove c'è cazzeggio, dove c'è Barbara D'Urso e cose di questo tipo. È TV spazzatura, gossip, cazzate, non ti serve assolutamente a nulla. Poi se la sera ti vuoi rilassare e guardarti una serie TV su Netflix, quello è un altro paio di maniche, in qualche modo è accettato, ok? Quindi prima cosa, rimozione di tutte le informazioni negative. Seconda cosa, rimozione delle informazioni negative non solo dalla TV ma anche da chi ti circonda. Quindi se hai a che fare con persone negative, con persone in qualche modo depotenzianti, persone che ogni volta che condividi un'idea ti dicono che tu non sei capace o che stai esagerando, che devi tenere i piedi per terra, tutte cose di questo tipo, quelle persone in qualche modo vanno rimosse, o perlomeno bisogna limitare in una prima fase l'interazione con queste persone. C'era qualcuno che diceva che noi siamo la somma, ok? Noi siamo la somma, siamo il risultato della somma delle 5 persone che frequentiamo di più. Quindi se le 5 persone sono persone che non sono dove tu vorresti essere, ok, nella tua vita, o perlomeno non sono in una fase, in un processo per arrivarci, e quindi in qualche modo non sono allineati a te, ti continuano a depotenziare, e queste persone vanno o eliminate, se sei come me una persona abbastanza o bianco o nero. Quindi stavo dicendo prima che si interrompesse tutto per iPhone troppo caldo, stavo dicendo che io sono una persona tendenzialmente o bianco o nero, quindi sono abbastanza estremista su queste cose, se vogliamo, no? E quindi io personalmente ho dovuto fare delle scelte, per chi mi conosce privatamente sa, anche scelte abbastanza forti. Chiaramente tu puoi anche essere un pochino più soft in questo approccio, cioè puoi magari se vogliamo limitare l'interazione che hai con persone magari depotenzianti. Se possibile eliminale o comunque riduci al minimo il tuo rapporto con loro, perché sennò è normale che se tu ti formi, tu ti setti gli obiettivi, tu vuoi in qualche modo arrivare e continui ad essere frenato, ovviamente o non arriverai o arriverai molto lentamente a quelli che sono i tuoi obiettivi. È un po' come avere una Ferrari o una Lamborghini e girare con il freno a mano tirato, cioè non ha minimamente senso, ok? Quindi anche se dovesse essere un familiare o una persona a te molto vicina, gli devi parlare chiaro, devi dire: tesoro mio, ascoltami, io devo fare questo. O mi lasci, ok, quindi ti tieni i tuoi commenti per te e mi lasci tranquillo, oppure per un po' non ci dobbiamo sentire, ok? Perché nella prima fase è determinante il focus, perché all'inizio siete nel processo, diciamo, di apprendimento, quindi qualsiasi distrazione o qualsiasi pensiero vi potrebbe
far venire dei dubbi e potreste avere dei problemi nel raggiungere quell'obiettivo. Se realmente volete raggiungerlo, poi ragazzi, se è una cosa che non ve ne frega niente, allora mettete in stop questo video, punto e fine. Però all'inizio, fino a che non riuscite a raggiungere quell'obiettivo o perlomeno iniziare il processo di raggiungimento dell'obiettivo, dovete essere molto focalizzati e dovete eliminare il rumore che c'è all'esterno. Quindi, secondo consiglio, limitare l'interazione con persone che non sono allineate a voi, ai vostri obiettivi, a dove dovreste essere, e soprattutto ridurre barra eliminare, se siete estremisti in questi aspetti specifici della vita, persone che vi dicono che non siete in grado, ma cosa vuoi fare, ma il tuo lavoro, ok? Se non volete questa vita, volete cambiarla, dovete cambiare chi vi circonda, ok? Possibilmente trovatevi un nuovo circolo dei pari, cioè trovatevi persone che condividono le vostre, i vostri obiettivi, le vostre paure, i vostri desideri, che studiano dalle stesse persone. Ad esempio, noi abbiamo dei bei gruppi privati su Telegram dove abbiamo una parte dei nostri studenti, quelli più, se vogliamo, esclusivi, dove è molto bello, è un bell'ambiente, tutti sono focalizzati, sono persone che comunque vogliono cambiare la propria vita e hanno determinati obiettivi, hanno un determinato approccio. Io sono un po' il loro punto di riferimento, però è molto bello perché ci si confronta, si impara, e c'è un bel clima. Poi a breve faremo anche una cena, proprio mastermind, e queste situazioni sono quelle che vi portano a un livello successivo. L'altro aspetto molto molto importante da sistemare è la questione telefono, ok? Io in primis recentemente ho eliminato i miei profili social. Io non ho mai avuto Instagram, non ho mai avuto, non lo so, TikTok, eccetera. Personalmente utilizzavo principalmente Facebook per scopi lavorativi, un po' Twitter e poi Telegram e WhatsApp. Questi sono le quattro piattaforme che io utilizzavo di più. Nell'ultimo periodo, siccome ero molto preso con il rilascio del nuovo percorso Pepite Digitali, ho eliminato nell'ultimo mese e mezzo Facebook. Cioè non è che l'ho eliminato, ho tolto l'applicazione dal telefono, non ci sono più entrato. La pagina viene gestita da alcuni collaboratori e quindi fondamentalmente non ho avuto accesso a nessun tipo di informazione che accadeva su Facebook. Instagram non ce l'ho mai avuto. Ora ovviamente, ripeto, io sono una persona molto estremista nelle decisioni, sapevo che in quel momento, conoscendomi, avevo bisogno di quello e quindi ho fatto quello. Quindi non ti sto dicendo, tranquillo, che devi togliere tutto, però sicuramente devi avere un maggiore autocontrollo, ok, in questa cosa. Stavo dicendo, vediamo se ce la facciamo a finire questo video. Stavo dicendo, non ti sto dicendo che devi togliere tutto, eliminare tutto, ok, perlomeno non all'inizio, ma limitati, datti un budget e datti un budget a livello di minuti e datti un arco della giornata nel quale cazzeggiare sui social network, perché io in realtà non credo che i social network facciano male. Io credo che siano un po' un'arma a doppio taglio, quindi io li vedo un po', se vogliamo, passatemi questa metafora forte, come una pistola. Io faccio sempre questa metafora: tu con una pistola puoi uccidere o puoi salvare. Quindi non è la pistola in sé, ma è come tu utilizzi la pistola. La stessa cosa vale per i social. Cioè, ad esempio, un Facebook, già di più rispetto a Instagram, che più cazzeggio e ostento e faccio vedere una vita che sogno ma che non ho, ok? E sinceramente non capisco, a parte chi monetizza da Instagram, e per monetizzare parlo di migliaia di euro, migliaia e migliaia di euro al mese, tutti gli altri o tutte le altre sinceramente non capisco. Cioè, vi rompete il cazzo, passatemi il francesismo, nel fare vedere delle cose per poi non monetizzare, avere rotture di palle, magari siete pure fidanzati, cioè non comprendo sinceramente. Cioè, se
siete lì per cuccare è un conto, se non siete lì per cuccare, boh, sinceramente non comprendo. Dico ok, guardo 10 minuti al giorno, fine, poi per il resto sinceramente non capisco. Però al netto delle mie opinioni, ok, che potrebbero non interessarti, ti devi identificare un arco di tempo nel quale smazzare queste cose. Quindi vuoi guardare Instagram? Bene. Vuoi guardare le tue mail che alla fine ti arrivano solo promozioni? Bene. Vuoi guardare Facebook? Bene. 10-15 minuti al giorno, in pausa pranzo, 10-15 minuti la sera, fine. Ok? Cioè non è che tu quando hai 3 secondi liberi vai sul feed di Facebook a scrollare. Perché tanto l'unico fine nel fare questa cosa, l'unica conclusione sarà quella che la tua mente incamera merda. Perché? Perché saranno più le informazioni negative depotenzianti piuttosto che le cose potenzianti. Quindi tu magari non te ne rendi conto, ma il tuo inconscio, il tuo subconscio, chiamalo come vuoi, incamera merda. Ok? Quindi per quale motivo incamerare merda? Punto di domanda, non ha senso. Ok? È anche vero che se hai un profilo Facebook, soprattutto con dei gruppi filtrati, con delle persone che segui filtrati, con magari 200 amici di persone che hanno le caratteristiche che ti dicevo prima, allora non dico di scrollare ogni 2 minuti, però puoi concederti qualche minuto in più durante la giornata, perché ovviamente le informazioni che andrai a vedere saranno informazioni tendenzialmente di valore. E quindi ti rimando all'esempio della pistola, quindi puoi uccidere te stesso in questo caso se assimili merda, o puoi salvarti, ok, da questo mondo difficile incamerando le giuste informazioni e orientando la tua mente nella giusta direzione rispetto al tuo obiettivo. E quindi terzo aspetto, la gestione dei social, ma non solo, quindi email, quindi tutte le cose, cioè prova a farti una lista, ok? Il consiglio che ti posso dare è prova a farti una lista, ok? E sforzati di scrivere in questa lista tutto quello che fai nell'arco della giornata, ok? E cerca di collocare, se sono delle attività superflue, cerca di dedicarci un arco di tempo dedicato nel quale leggere la mail, guardare i social, e piuttosto che leggere le notizie sportive, cose di questo tipo. Ok, le news possibilmente una volta a settimana, o se sei ossessionato una volta al giorno, un minuto. Ok, sostituisci gli intervalli di tempo che oggi dedichi a queste attività nel formarti, nel guardare video. Se ti piace il mio personaggio, ok, guardati i miei video, anche quelli gratuiti. Chiaramente nei percorsi completi, non per tirare l'acqua al mio mulino, ma chiaramente ci sono tutte le informazioni passo passo, quindi percorsi completi sono meglio, se no, se non hai la possibilità, guardati i video gratuiti, segui persone che comunque sono sul pezzo, tra virgolette, e dalle quali puoi imparare persone che magari sono più avanti rispetto a te, rispetto a quello che è magari l'obiettivo che vuoi raggiungere. Quarto aspetto, cerca di limitare l'utilizzo di alcolici, ok? E nel caso in cui tu usi sostanze stupefacenti, ok? Ovviamente limita anche / elimina l'utilizzo di sostanze stupefacenti. Questo per quale motivo? Soprattutto superati i 20 anni, a livello neurologico, il fatto di bere, non sto parlando del bicchiere di vino chiaramente, ma sto parlando del fatto di esagerare, ti portano dei problemi a livello proprio cerebrale, se vogliamo. Quindi il tuo cervello il giorno dopo è assopito e non riesce a mandare i giusti stimoli alla tua mente per fare i pensieri che ti servono per raggiungere i tuoi obiettivi. Quindi elimina drasticamente e riduci, se proprio non ne puoi fare a meno, una volta a settimana l'assunzione di alcolici. Ovviamente se assumi stupefacenti, cancella immediatamente tutto, cioè togli tutto, perché alla fine non serve un cazzo, ok, fondamentalmente. E l'altro aspetto correlato a questo, e io ne sono un testimone, un esempio, è l'alimentazione. C'era qualcuno
non ricordo chi, che diceva: noi siamo, we are what we eat, noi siamo quello che mangiamo, ok? Quindi ve lo posso dire molto chiaramente, perché io sono sempre stato in forma. Durante il periodo del Covid, tra una cosa e l'altra, avevo preso praticamente 30 kg, quindi ero sovrappeso di 30 kg. Adesso in 3 mesi e mezzo ne ho persi 25, quindi sono a 5 kg dal mio peso forma, non mi vergogno a dirlo. E vi posso dire che non è solo una questione fisica, non è solo una questione estetica, non è solo una questione di energie fisiche, ma è anche una questione mentale. Quindi un corpo sano è un corpo che è capace di anche di farvi pensare meglio, se vogliamo. Quindi io credo fermamente che mente, corpo e, per chi crede, anima siano collegati, siano un tutt'uno. Quindi non possiamo avere una mente potente focalizzata con un corpo intossicato. Quindi ve lo dico adesso che sono ritornato in forma, ero in forma, sono andato sovrappeso, sono tornato in forma, vedo quello che riesco a fare adesso, quello che riuscivo a fare 3 mesi fa, e quindi mi sono reso conto, essendo sempre stato in forma, non mi ero, cioè non sapevo cosa si provasse nell'essere fuori forma. E quindi, se siete fuori forma, cercate di tornare in forma, di mangiare sano, di fare esercizio fisico, perché questo vi aiuta per tutta una serie di processi che ovviamente non è il mio campo, quindi non vado a spiegare perché in materia sono ignorante, quindi non mi piace chi parla a sproposito, quindi vi rimando a medici, vi rimando a nutrizionisti, vi rimando a persone esperte in questo campo. Io quello che vi posso dire è che ho sentito tantissimo la differenza e quindi vi esorto nel fare questo, sia per una questione fisica ma anche per una questione mentale. Quindi abbiamo toccato la questione delle informazioni, di eliminare o ridurre il più possibile la TV, gli stimoli esterni negativi, le persone, quindi selezionare le persone corrette, gestione social, notifiche, un altro aspetto importante, le notifiche, troppe notifiche fanno male, quindi tenere solo le notifiche strettamente necessarie. Le varie chat, i vari gruppi che non hanno senso, silenziarle, mettere il muto nelle notifiche, e poi la questione appunto legata all'alimentazione e alla formazione, quella dovrebbe esserci giornalmente, o leggere oppure audio, video, va bene ugualmente. Ovviamente è molto importante anche scrivere quelli che sono gli obiettivi, guardarli, pianificarli. Adesso ovviamente non abbiamo il tempo per andare in profondità su questo argomento, non voglio fare un video di 4 ore, però è molto importante anche scrivere i propri obiettivi e non solo scriverli, ma anche provare emozione nel leggere, i propri obiettivi e aggiornarli. Quindi, se avevo messo un obiettivo al 30 di giugno e l'avevo fissato il 1° di gennaio, al 30 di giugno sono a metà di quell'obiettivo, devo ricalibrarlo per raggiungerlo al 31 dicembre. Quindi devo riprendere quello che manca, quel gap, e ridistribuirlo nei vari giorni che mancano alla fine dell'anno. Quindi questi vi direi che sono stati, i 4 aspetti, 4-5 aspetti che mi hanno aiutato di più nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, nel cambiare drasticamente la mia vita da un punto di vista di benessere psicofisico, di felicità, di denaro, di aver raggiunto un sacco di obiettivi che volevo raggiungere. E vi direi che sono questi. Ok, poi sicuramente ce ne sono degli altri che adesso non mi vengono in mente, però questi sono sicuramente quelli che mi sono venuti subito in mente, sono sicuramente i più importanti. Quindi, cos'altro? Mi auguro che questo video sul mindset sia stato per te di ispirazione e ci vediamo presto con nuovi contenuti. www.pepitedigitali.com ti aspetto. A presto e un saluto.